Bene, Antonio Locatelli, un piacere trovarlo qui a Rango perché è uno dei nostri eroi della Prima Guerra Mondiale di Bergamo, quindi un gemellaggio ideale culturale tra noi e Rango. È stato uno degli eroi dell'aviazione della Prima Guerra Mondiale e come tale ha sorvolato Vienna, per cui abbiamo anche le testimonianze delle prime foto aeree dell'epoca che venivano montati sui biposto, qualcuno scattava la fotografia e l'aviatore guidava. Che sia di Bergamo è chiaro da questa incisione. Questa è il cuore di Città Alta, il cuore religioso, con il Duomo del 1007, ma soprattutto il cuore della città è la Basilica di Santa Maria Maggiore, che era stata innalzata con i soldi proprio dei cittadini ai tempi del comune, nell'undicesimo secolo, e si era fondata poi una fondazione, l'opera di Misericordia Maggiore, per la manutenzione di questa, che è la Basilica Cuore dei Bergamaschi, che è diventata, a cui i bergamaschi erano votati come voto alla Madonna, che li aveva preservati dalle varie incursioni. E poi qui c'è tutta la storia di quando era ragazzo, ovviamente esaltato da quella che è stata poi la storiografia fascista. Ma sicuramente lui era un pioniere, amava andare in montagna come tutti i bergamaschi, i primi sci dell'epoca, e adesso questa qui è sicuramente un fotomontaggio. Già dalla fine del 1800 abbiamo testimonianze di fotomontaggi. La presa di Porta Pia con i bersaglieri è stato uno dei primi montaggi della storia. Ed ecco qui le sue imprese in montagna, fino poi a diventare l'aviatore che tutti conosciamo. A Bergamo ci sono vie dedicate a Locatelli e nella via principale che sale verso Città Alta, dopo la funicolare, c'è una fontana con il suo busto di bronzo, con ancora gli occhiali da aviatore. Ecco qui il capitolo del lavoratore, del soldato. Ovviamente nella storiografia fascista diventa uno degli eroi nazionali. Ecco, ha tentato anche di fare la trasvolata dell'Atlantico da nord nel 24, però alla fine causa le condizioni meteorologiche non ce l'ha fatta. E qui lo vediamo sul fronte della Prima Guerra Mondiale, ovviamente impegnato contro l'Austria-Ungheria e i Allora è tedeschi. una cosa preziosa questo libro qui al Direi Museo di delle sì, Scuole. direi proprio di sì. È Bello. un brandello di storia locale, ecco, diciamo così, Certo. però all'epoca era uno poi degli eroi nazionali. Se pensiamo che anche questo libro, come tutte le cose qui al museo, è stato salvato in modo fortunoso, perché lo stavano buttando via e faceva parte della piccola biblioteca della Scuola di Avviamento Professionale di Ponte Arche. Se pensiamo, e c'è sopra anche il suo relativo ex libris, che è una meraviglia, fra il resto con questa frase manzoniana. È merito di un libro Dar la volontà di sapere più di quello che che insegna. insegno. Grazie, Chiara. Un piacere. Grazie.